Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo Vlogmas. Come ve lo posso spiegare? Allora, praticamente ieri ci doveva essere un video, un altro video, per cui oggi mi ero detto ok, per rimettermi in pari con i giorni, oggi non registro. Piccolo problema, avevo messo le clip su Final Cut e il programma mi ha eliminato tutti i file che c'erano all'interno e non sono più riuscita a prenderli. E visto che avevo la memoria completamente piena, avevo formattato anche la scheda, quindi tutte le clip che ho registrato non ci sono più. Non che ieri io avessi fatto queste grandi cose interessanti, però effettivamente non mi succedeva da un po' di fare una gaffe del genere. Giustamente, non ce la facciamo mancare. E quindi oggi, invece di appunto stare a riposo, registro questo video. Ieri mi ero messa a riprendervi tutto il fatto che appunto stavo disfando le valigie. Quindi adesso vi faccio rivedere, anche se per voi sarà la prima volta, come ho messo un po' a posto, tutte le cose che ho preso, eccetera, eccetera. E vi ho fatto vedere tutte le cose che ho ricevuto in questi mesi dei PR Pack. E le avevamo aperte insieme. Insomma, era un vlog carino, interessante, simpatico. Nessuno lo vedrà mai. Tra l'altro non sto benissimo, mi fa tanto 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 male la testa, però sto cercando di non prendere nulla perché non mi va. In più ho ancora tutto lo sfogo qua, come vedete sembra tipo una costellazione, palesemente da mascherina o da cambio di acqua, prodotti, non lo so. Quindi devo fare anche un'ottima skincare questi giorni. Volevo registrare un po' di cose, aspetto che mi si riprenda la pelle perché cioè non posso registrare così. Diciamo il mood è un po' quello di volermi stendere a terra e farmi inglobare, risucchiare dalla terra e scomparire. Questo è il mood che mi sento in questi giorni. Sapevo che una volta tornata sarei stata malissimo perché ovviamente potete immaginare, non sono più abituata a stare così tanto tempo da sola. Non ho ancora ripreso la macchina. I miei stanno facendo l'albero di Natale. Cioè, ragazzi, questa cosa è un po' overwhelm per me. Sapete che non sono la più grande fan del Natale. Anzi, come sapete, mi identifico più nel grigio che in altro, quindi perché facciamo questi vlogmas? Di certo, se siete qui, non vi piace lo spirito natalizio, o almeno magari vi piace, non lo so, fatemelo sapere qui sotto. Comunque ci sono di certo persone che amano molto di più il Natale rispetto a me. In più questi giorni sto guardando la serie TV di Mercoledì Addams, non so se l'avete vista su Netflix. Tra l'altro, ragazzi, c'è, cioè, è successa una cosa fantastica, perché è una serie, vabbè, Netflix, ok, su Mercoledì Addams, che sapete è tipo il mio main character della vita. Cioè, Mercoledì Addams sono io. Cioè, Mercoledì Addams sono io, palese. Se vi state domandando come sono, sono io. Tant'è che mi avete mandato, mi avete taggato tutti il post appunto di una scena della serie dove praticamente lei ha una compagna di stanza tutta colorata e c'è questa vetrata dietro a forma di ragnatela, metà nera e metà colorata. E mi avete detto tutti tu e Ross, palese, ragazzi, noi. E è diretta da Tim Burton, che è il mio regista preferito di sempre. Quindi io uscivo pazza per questa serie, se non fosse che non me l'aspettavo in questo modo, nel senso è molto adolescenziale. Non vedo molto il tocco di Tim Burton, sapete? Magari in alcune scene della fotografia, non lo so, io sono rimasta un po' perplessa, poi voi ditemi la vostra nel caso. Quindi la sto guardando, sono all'ultimo episodio, però ecco, volevo una cosa molto più grottesca, una cosa molto più dark, cupa, una cosa anche più horror rispetto a questa. Gli effetti speciali sono orribili, c'è un mostro, vabbè, ci sono più di un mostro ovviamente perché è fatta tipo Hogwarts per intenderci, capito com'è il settaggio? Cioè, questi che sono in questa scuola mezza di creature e succedono cose, non mi piace, capite? Quindi se faranno un'altra stagione, magari cambierà qualcosa. Detto ciò, appunto, vi faccio un po' vedere come ho sistemato la camera dopo che ho tolto tutte le cose. Mi era mancata la mia camera, più che altro perché la mia camera è grande letteralmente come l'ultima casa che abbiamo avuto a Seoul. Quindi, allora, a parte, vabbè, queste cose che devo metterle sotto il letto. Qui ci sono gli gnomini, come sempre, amo Ruffino. Sulla copertina nuova, che è questa qui, forse ve l'ho fatto vedere anche nel video. Ecco la Gwendix, lì c'è Icy. Il computer appunto con la serie. Qui in realtà non è cambiato nulla, lo conoscete già bene. Qui anche, allora, ho più o meno attaccato tutte le robine, ho rimesso a posto. Queste sono due cose aggiunte. No, non c'è nulla, forse sì, solo questa. Ho messo questa. Poi qua lo specchio, ho messo delle robine qua sopra perché non sapevo dove metterle sostanzialmente. Quindi poi metterò a posto. Qua c'è il quadretto, il biglietto del concerto. Questo mi è arrivato mentre non c'ero, che è il di festa, il book quello con la copertina 3D. Lì c'è il portfolio di JK. Qui la mia collezione di gomme che ovviamente
Si è incrementata, caffè, gomme, cose così. Qui ho fatto scendere il banner, questo qua di Busan. Non sapevo dove metterlo, l'unico posto mi sembrava sensato qui. Poi queste le devo mettere in macchina, questo è il giornalino sempre di Busan. Qui c'è il raccoglitore con tutte le foto che ci siamo fatte nei photobooth. Poi qui non so se vi ricordate, ma c'erano tutte le maschere viso. Le ho spostate perché adesso vi faccio vedere, ho messo a posto anche il bagno, l'abbiamo cambiato. Quindi qui ho messo insomma un po' di cose nei cassettini. Lì dietro il clapper sempre di Busan. Qui sopra ho messo i nuovi peluche, il nuovo Funko Pop, quello di Butter. Poi che altro c'è? La bambolina, il CD di Jin, insomma questa è la mia nuova photocard preferita. Poi appunto questi mesi in cui non sono stata hanno montato il mobile nuovo del bagno perché l'altro si era rotto, bisognava cambiarlo. Il giorno prima, esattamente il giorno prima che sono partita, sono venuti a montarlo, però non potevo mettere a posto le cose all'interno perché si dovevano asciugare tutto il silicone, bla bla bla. Quindi ieri appunto ho messo a posto anche tutta la questione del bagno che adoro perché io adoro avere tanto spazio per i prodotti. Quindi vabbè, qui ci sono i pennelli che ho lavato, qua c'è questo contenitorino dove ho messo lamette e pennellini per le maschere, saponetta dei pennelli, qui c'è il mio bite notturno. Comunque questa appunto è la nuova console, il nuovo mobile con il mega specchio e c'è anche la luce bella. Qui vabbè c'è il sapone, il dentifricio, spazzolino, comunque è tutto viola. Se notate anche il mio outfit rosa, viola e ovviamente anche le ciabatte. Sono rosa, wow, che fantasia. Allora, qui dentro ho messo qui sopra le cose di primo soccorso praticamente. L'acqua ossigenata, disinfettante, cerotti, eccetera. Qui sotto tutti i prodotti che mi servono, diciamo, di prendere più velocemente. Questo mobile l'abbiamo preso a parte da Ikea, come vedete ci sta proprio pelo pelo, anche se l'unica cosa è che vedete qui c'è il bidet, quindi ovviamente facendo di questo non si apre bene l'anta, però cioè who cares, insomma. Qui sopra ho messo le cose per i capelli che devo ancora sistemare bene, poi qui altri prodotti skincare, come vedete ne ho buttati parecchi perché un po' erano scaduti, insomma un po' non li usavo, quindi devo un po' rifocillare questo piano, o comunque quando poi verrà mia sorella, se le serve un po' di spazio, io l'ho lasciato, ecco. Qui sotto i dispositivi Foreo, questi sono i cosini in silicone con i dentini per la pulizia. Qui le cose per il corpo, questo vi prego se lo avete buttatelo perché veramente lo devo finire, perché lo devo finire, ma non vedo l'ora di tornare a prendere il mio. Poi qui sotto ci sono tutti i vari tools, cotton fioc, dischetti, elastici. Qui sotto abbiamo le spazzole, tutte le cose per i capelli, vedete il fono spazzola. Qui sotto appunto tutte le maschere che avevo in camera le ho messe qui, queste sono tutte, quelle in tessuto sono veramente tantissime. Poi qui sotto cosa abbiamo? Allora vabbè, gli assorbenti, questo appunto quando viene mia sorella può mettere il suo spazzolino, un po' di accessorini per capelli, uno specchietto. Qui sotto ci sono tutti i refill dei prodotti tipo bagno doccia, shampoo, maschere, creme, bla bla bla. Qui in mezzo invece abbiamo in questo piano tutto quello che è tipo le mini size, le cose da viaggio, cose nuove, insomma così. Qui sotto piastre, phon e qui gli asciugamani. Quindi molto soddisfatta di come ho messo a posto il bagno, appunto manca soltanto la sezione dei capelli. Qui sotto anche ho dato una risistemata perché era un casino, che è tutta la parte, diciamo, dei prodotti nuovi della skincare, tra cui appunto devo prendere anche qualche prodottino nuovo da provare. Questa volta in Corea non ho comprato tanta skincare e praticamente tutta la mia skincare l'ho lasciata lì, quindi sì, dovrò integrare un po' di prodotti nuovi. Questo voglio provare, che mi è arrivato appunto da Clio Makeup Shop, che ieri avevamo aperto insieme. Infatti adesso lo tiro fuori così poi lo metto in bagno. Prendo anche questa, così la faccio, che è la maschera purificante. Allo stesso tempo prendo anche questo, che è un olio alla rosa, almeno non mi secca troppo la pelle. Poi in realtà volevo provare questo prodotto, cleanser per i punti neri, che avevo preso l'altra volta che sono stata in Corea e non l'ho ancora usato. Io ho una pelle molto a tendenza comedonica, quindi purtroppo devo sempre starci attenta. Devo anche prendere una nuova protezione solare perché la mia l'ho finita e qui ne ho un po' in realtà. Penso che utilizzerò questa, visto che ne ho due. Ecco, diciamo che il problema del nuovo bagno è dove mettere la fotocamera, videocamera, telefono quando dovrò girare. Per ora abbiamo messo dentro il mobiletto. L'importante è far vedere le cose. Prima di tutto, doppia detersione, ormai lo sapete. Ho aperto questo olio qua nuovo che ho preso sempre la scorsa volta che sono stata a Seoul. Mi piace molto.
per pulire il viso, perché non è troppo, cioè so che è un olio, quindi nel senso è unto per forza, però non è troppo aggressivo e quindi lo uso per pulire bene la pelle. Tra l'altro fare la skincare è anche un modo per far passare mal di testa. Cerco di andare proprio con i polpastrelli a far penetrare bene il prodotto in modo che detergiamo bene. Poi quello che faccio io è sciacquare con un po' d'acqua in modo che vedete mi si emulsiona. Poi ovviamente la foam, questa di Yetla. Già mi sento meglio. Adesso proviamo a usare questo prodotto per i punti neri. Ok, il prodotto è tipo così, grigetto. Non so se basta usarlo così o devo miscelarlo. Però ha un buon odore, quello ve lo posso dire. Cerco di passarlo più che altro qua nella zona del naso. Tra l'altro, così argomento off topic, ho visto su Instagram che stanno uscendo i vari nomi delle persone che saranno a Sanremo. Non essendo stata qui in Italia, fatemi sapere quando inizierà, perché lo voglio sentire. Comunque sì, questo è assolutamente un prodotto che va emulsionato, anche se io non vado pazza per questi prodotti che hanno già l'applicatore, perché poi tipo tutti i germi, tutte le cose rimangono su, quindi bisogna pulirlo bene, però essendo di silicone si dovrebbe pulire. Ovviamente nel risciacquo non è che noto grandi cambiamenti, ma magari nel corso del tempo. Spruzzo un po' del tonico. Poi qui vado ad aprire appunto il nuovo prodottino di Clio, che è un siero disidratante. La formulazione mi sembra molto buona perché è quasi un semigel, quindi non rimane pesante. Mi dà un po' fastidio l'odore, che lo sento leggermente fortino. Io preferisco i prodotti viso senza fragranza. Ha un odore che mi ricorda qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Quindi lo vado ad applicare almeno. Poi adesso vado a fare la maschera. Io sono sicura che da vecchia avrò un collo rugosissimo. Chiedetemi perché. Non ne sono sicura. Ovviamente è a base argillosa. La metto più che altro sulle zone problematiche. 10 minuti. In realtà sono passati anche più di 10 minuti, quindi direi che è ora di togliere la maschera. Ne faccio una idratante, almeno vado a riequilibrare un pochino. Se non avessi avuto questi brufolini, vi giuro, la pelle si è ripresa tantissimo. Tra l'altro sono stata un po' sciocca perché dopo mi devo lavare i capelli. Vado a fare questa maschera, che è una delle mie preferite al collagene. Bellissima, no? Maschere in tessuto, ovviamente il siero che rimane lo applico sempre qua. Io queste di solito le lascio almeno finché non si seccano. Risultato finale della skincare, guardate, ho anche applicato questo lietto che ha un odore molto particolare perché si sente che è la rosa, però non è troppo rososo come fragranza, non so bene come spiegarlo. Ragazzi, idratatevi. Tra l'altro sento mia madre giù che sta guardando Amici. Io ho completamente perso qualunque programma, tant'è che prima di partire, contate che avevo iniziato a vedere la serie dei Targaryen. Purtroppo non sono riuscita a vederlo, quindi devo assolutamente recuperare. Forse avrò visto due puntate. La serie Il Signore degli Anelli su Prime Video, anche quella devo guardare. Comunque, in tutto ciò mi sono messa, nel mentre che mettevo a posto qua la scrivania, a guardare questo inutilissimo film di Natale, e mi sono resa conto che mi manca un gancetto in bagno per appendere il dischetto, quello che uso struccante quando si deve asciugare. Ovviamente non può stare né chiuso né su qualche superficie perché altrimenti non si asciuga bene, e se non si asciuga bene, ovviamente è una cosa che poi va in viso, si formano tutti i batteri all'interno. Insomma, non è cosa. Quindi userò uno di questi gancetti che ho comprato da Daiso che mi sono portata a casa perché sono comodi. Io qua non li ho mai trovati, che si scaldano, vedete, con l'accendino, che c'è tipo una sorta di cera dietro, lo potete attaccare, quindi ci proviamo. O meglio, forse sapete dove? Qui sotto. In questo modo almeno lo appendo così. Allora, scaldiamo qua. No, si è bruciato anche il gancetto. Non è positivo questa cosa. Però la cera si è scaldata, ma che cacchio lo fate a fare di plastica? Proviamo qua. A metterlo l'ho messo. Aspettiamo che si asciuga, così poi vedete, questo lo metto così praticamente. E adesso andiamo giù a vedere se c'è un tè che possiamo farci, un qualcosa. Le cose cominciano ad andare meglio. Grazie. No, il tè. L'hai chiamato? No, il tè. Sì, ma ha Un bacino, mamma. risposto Ci avete mai fatto caso che i film di Natale di Netflix hanno tutti gli stessi attori? Ma è assurda questa cosa! Comunque mi sono accorta che Natale Angel Falls l'avevo già visto molto bene. Io che neanche più mi ricordo i film che vedo. In teoria dovrei vedere Enola Holmes 2, però veramente non c'ho voglia. Quindi mi metterò a guardare alcuni episodi di Snack
versus chef, dove praticamente credo gli chef si devono sfidare per ricreare gli snack più famosi. Tipo, il primo episodio si chiama Cheetos. Credo ci sia un piccolo problema. Ma la nonna Nancy è salita e mi si è arrappata come una sciarpa addosso mentre io stavo cercando di vedere lo show. Come ho scritto anche su Instagram, ormai sembro narcolettica. Praticamente mi addormento ogni tot, poi mi risveglio. Cioè mi sono addormentata che era dopo cena, erano state le 10. Mi sono svegliata adesso che è l'una. Molto bene, infatti non ho fatto in tempo a lavarmi i capelli, ma lo farò domani. Ricomincio la pazza routine dei vlogmas. Quindi per oggi è tutto. Domani spero di fare qualcosa di più interessante, anche se ho spulciato nei commenti, ho letto i direct. Vedevate l'ora che tornassi a casa a fare i nostri vlog tranquilli. Questa cosa è assurda. Quindi vi mando un bacio e appunto ci vediamo al vlogmas di domani. Ciao!